Oggi voglio farvi vedere come giro questi miei video tutorial in modo che, se volete, possiate girarli anche voi nello stesso identico modo. Infatti, utilizzo una tecnica davvero molto semplice, alla portata di tutti. Ora, per girare questi video tutorial in questo modo, voi avete bisogno di tre cose. La prima è una webcam HD. Io ad esempio, se sono andato su Amazon e ho comprato questa della Microsoft, il motivo per cui vi conviene avere una webcam HD è non solo che la qualità del video è migliore, ma anche e soprattutto la qualità dell'audio. Infatti, il microfono del computer spesso non è un buon microfono, mentre invece le webcam HD hanno un eccellente microfono. Quindi, dato che in questi video tutorial la parte la voce conta moltissimo, io vi consiglio di dotarvi di una webcam HD proprio perché ha un eccellente microfono. Inoltre, come seconda cosa, io vi consiglio di avere una buona illuminazione. Io l'ho ottenuta grazie a questo kit che ho comprato di Faretti. Con questi kit, scusate, con questi faretti, come potete vedere, l'immagine viene abbastanza illuminata, abbastanza luminosa. Sono davvero bruttini i video tutorial in cui la persona che viene ripresa è scura, grigia. La terza cosa di cui avete bisogno è un software per la cattura del video, cioè la cosiddetta screen capture. Sono dei software che registrano quello che voi state vedendo sullo schermo del vostro computer. Quindi io in questo momento mi sto vedendo sullo schermo del mio computer e sto registrando. Il programma che uso io per fare questa screen capture si chiama AWS Video Converter e lo trovate sul sito aws4u.com. E questo qua, AWS Video Editor per essere precisi, scusatemi. Il vantaggio di questo software è che non solo, come potete vedere, ha la cattura dello schermo, cioè quando lancio la cattura dello schermo io riprendo quello che vedo sullo schermo del mio computer, ma ha anche la possibilità di essere usato per montare il video. A me capita piuttosto spesso di girare i video tutorial con diversi video, diversi spezzoni e poi metterli insieme uno dopo l'altro. Ad esempio, non so se l'avete appena notato, in questo video tutorial adesso c'è stata una pausa. Ecco, questa pausa è dovuta al fatto che io ho girato questo video tutorial in due spezzoni e poi li ho uniti con il programma AWS Video Editor. Voi potete utilizzare qualsiasi programma volete, sappiate che questo AWS Video Editor è un programma serio, fatto bene, non costa tanto e quindi è quello che io vi consiglio. A questo punto, se avete queste cose, in particolare la webcam HD e il software per la cattura video, siete pronti per realizzare un video tutorial come quello che vi sto facendo vedere io adesso. Attenzione però, prima di farvi vedere concretamente come si fa, perché è semplicissimo, volevo fare una piccola precisazione. Questa tecnica va bene per chi fa video tutorial al computer. Se voi volete fare un video tutorial invece, diciamo così, fisico, cioè che ne so, andando a riprendere mentre fate qualche operazione manuale, invece dovete usare tutta un'altra tecnica. Vi consiglio di usare una videocamera, e poi fare il montaggio dei vari video. Se invece volete fare semplicissimi video tutorial al computer, con la tecnica che vi sto facendo vedere, li fate davvero in 448. Ora, per realizzare questi video tutorial, io ho creato una pagina HTML che trovate all'indirizzo www.marcocavicchioli.it/webcam. Che è questa che state vedendo e che semplicemente cattura l'immagine dalla webcam e la posiziona sul browser del computer. Io sto usando in questo momento Firefox. Quindi, quando lancio la cattura dello schermo con AWS Video Editor, io ho aperto a tutto schermo il browser, come state vedendo in questo momento, quindi Firefox, con all'interno questa pagina, marcocavicchioli.it/webcam, che cattura l'immagine della webcam. In questo modo, praticamente, per registrare il video tutorial è sufficiente avere tutte le pagine da far vedere già aperte sul browser, o eventualmente se avete anche degli altri software da far vedere già tutti aperti, lanciare questa pagina, marcocavicchioli.it/webcam, accettare
la condivisione della webcam, tanto è facilissimo, viene fuori un box con scritto consenti e tu basta cliccare consenti e poi lanciare la cattura dello schermo. A quel punto, da quel punto in poi, cioè da quel punto in cui avete avviato la cattura dello schermo in poi, parte la registrazione del video tutorial. E quindi all'inizio, grazie alla webcam e al fatto che le immagini sono pubblicate all'interno di questa pagina, voi starete registrando quello che viene visto dalla webcam, cioè il vostro volto e l'audio preso dal microfono della webcam, e poi per fare, diciamo così, da regia, basterà cliccare sulle varie schede del browser oppure aprire altri programmi che avete già aperto e magari li tenete aperti nella barra in basso. In questo modo voi semplicemente cliccando cattura schermo e iniziando a parlare potete fare registrare il vostro video tutorial. È veramente di una semplicità pazzesca. Questa pagina inoltre che ho fatto io, questa marcocavicchioli.it/webcam, ha anche un'altra particolarità. Se andate a cliccare sopra le scritte vi si apre la possibilità di fare delle modifiche. Quindi voi potete cambiare queste scritte o cambiare anche i colori. Ad esempio, io qua al posto che ne so di Marco Cavicchioli ci posso scrivere prova. Clicco su modifica. Vedete, viene fuori il box che mi chiede sei disposto a condividere il dispositivo selezionato, cioè la webcam. Clicco su condividi e parte di nuovo la mia immagine e qua c'è scritto prova. Questa immagine la sto vedendo solo io, cioè il fatto che questa pagina sia pubblica e sia pubblicata sul mio sito non significa niente perché potete le immagini le visualizzate solo voi che state vedendo quella pagina, cioè altre persone che eventualmente stessero guardando quella pagina non vedono le vostre immagini, quindi sono immagini totalmente private e quindi potete usarla liberamente. Provate questa tecnica perché vi assicuro che è semplicissima. L'unica cosa che vi consiglio è, dopo che avete registrato un video tutorial con questa tecnica, usate sempre un software tipo AVS Video Editor per editare il video, se non altro per tagliare magari la prima parte e l'ultima, cioè i primi secondi e gli ultimi secondi che magari conviene togliere perché non è detto che quando iniziate con la cattura dello schermo siate sempre pronti a parlare. E poi magari, come vi dicevo prima, può anche essere utile girare il video tutorial in diversi step, in diverse sezioni, cioè con diversi video, e poi montarli assieme, metterli assieme con un programma tipo AVS Video Editor, che consente di farlo tra l'altro in maniera molto semplice. Poi, ovviamente, come al solito, io sono a disposizione per dubbi e domande, scrivetemi via email quanto volete, tanto io rispondo sempre a tutti. Spero di esservi stato utile, ciao!